Good work. Allora. Lancia granate. Consegna al laboratorio di Earthman un pesce vivo. Sapete cosa? Prima leggiamo, va. Allora, interviste. Perché ne abbiamo sbloccate un bel po' in realtà. Ecco qua. Tre di Earthman. 3 anni fa. I Neanderthal non sono estinti. Si ritiene che sia l'Homo Neanderthalensis che l'Homo Sapiens avessero un antenato comune, l'Homo Heidelbergensis. Ma tra i due vi erano delle differenze sostanziali. I Neanderthal erano rozzi e nerboruti, adatti a dare la caccia ad animali più grandi e sopravvivere in climi più freddi, mentre i Sapiens erano più esili, in grado di cacciare solo prede più piccole. Ma con il passare dei millenni, l'Homo Sapiens imparò a creare attrezzi e a cacciare in gruppo. Anche i Neanderthal, che avevano in realtà il cervello più grande dell'Homo Sapiens, crearono i loro attrezzi, che però risultarono più rudimentali a confronto e si svilupparono poco nel corso di 200.000 anni. Forse perché queste creature semplici preferivano unità familiari più ristrette e così, quando si trovarono di fronte ad una scoperta, difficilmente la condividevano. Questo isolamento, più di ogni altro fattore, sembra aver portato al loro declino. L'Homo Sapiens, nel frattempo, concepì la religione, che univa numerosi individui al servizio di una causa comune. Le dimensioni maggiori delle loro comunità le resero più resistenti a carestie e altre calamità. In altre parole, l'Homo Sapiens diventò più forte grazie al rapporto interpersonale e alla creazione di quella che sarebbe poi stata chiamata società. Se ci ostiniamo a rimanere divisi, rischiamo di perdere quest'unità che abbiamo ottenuto con tanta fatica, condannandoci da soli al destino dei Neanderthal. Moriremo e ci estingueremo, divisi e soli. Ma la storia ci insegna un'altra lezione interessante. I Sapiens non disprezzavano i Neanderthal. Le due specie, in alcune occasioni, si incrociarono. Anche oggi il nostro DNA conserva vestigia dei nostri lontani cugini. Vedi, anche quando una specie scompare, la sua eredità genetica può sopravvivere. La teoria dell'evoluzione di Earthman. Un anno fa, l'evoluzione della vita sulla Terra dovrebbe essere descritta come l'evoluzione della coscienza. Quando i primi vertebrati strisciarono sulla Terra dall'oceano, la loro coscienza si espanse per elaborare un nuovo regno che si poneva davanti a loro. Ma il loro sviluppo non terminò lì. I loro occhi si spostarono dai lati alla fronte, in modo che potessero comprendere la profondità del mondo. I mammiferi si riunirono in gruppi per aumentare le possibilità di sopravvivenza. Successivamente formarono comunità e poi società più grandi. Per conservare e mantenere queste strutture, gli uomini svilupparono la percezione del tempo e per far sì che le società sopravvivessero alla durata della vita dell'individuo, concepimmo l'idea dell'aldilà e il futuro oltre noi stessi. Ahimè, il destino rischia di azzerare tutti i nostri progressi. Pensa alla rete chirale, che comprende la spiaggia, dove il tempo non esiste. Oppure considera la cronopioggia, che accelera rapidamente il deterioramento di qualsiasi cosa tocchi. Come può il nostro senso del tempo, affinato nel corso dei milioni di anni, rimanere intatto quando abbiamo a che fare con fenomeni così irrazionali? Questo ce l'hanno già detto, che il Death Stranding ha alterato la concezione del tempo dell'essere umano. Ma questa non è che la punta del proverbiale iceberg. Ci stiamo separando, isolando, stiamo perdendo il nostro ruolo all'interno della società. Mi sento di dire che il nostro stesso concetto di realtà è minacciato. Come potrebbe essere altrimenti quando i nostri stessi occhi negano l'esistenza delle CIA invisibili che ci si parano davanti? Lo Stranding ha plagiato la nostra coscienza, in ogni senso. Se l'evoluzione della vita sulla Terra punta davvero all'evoluzione della coscienza, allora quello che sta succedendo adesso è un'innegabile involuzione, no? Ovviamente si potrebbe obiettare che alcuni di noi sono molto più consapevoli della morte di quanto non fossimo mai stati. Questo è il lascito delle Dooms. Ne consegue che, per me, le Dooms non sono un mero cambiamento biologico. Preferisco considerare il mezzo tramite il quale ho ottenuto una nuova forma di coscienza. Inoltre, spero e credo che questa nuova consapevolezza dell'aldilà sia la carta vincente dell'umanità per sconfiggere il Death Stranding. Cordoni umbilicali nel fossili del Devoniano. 3 mesi fa.
Di recente è stato portato alla mia attenzione un articolo tratto da una vecchia pubblicazione scientifica. È antecedente al Death Stranding e riguarda la scoperta di un fossile vecchio di 380 milioni di anni, ovvero nel Devoniano. Era il fossile di un pesce. Nel suo utero c'era un feto connesso alla madre con un cordone ombelicale. La specie? Materpicis attemborogi. Vabbè. È un placoderma. Una classe di creatura marina corazzata, ora estinta, che popolavano i mari in tutto il mondo. Purtroppo la maggior parte venne annientata durante il Devoniano. Proprio quando avvenne la seconda estinzione delle grandi cinque. Come saprai, uno dei punti cardine della mia ricerca è il collegamento tra le creature dotate di cordone ombelicale e le estinzioni di massa. Quando questa zona sarà collegata dalla rete chirale, spero che potremo recuperare ulteriori dati che ci aiutano a comprendere il collegamento tra i cordoni ombelicali e il Death Stranding. Poi abbiamo un'intervista al geologo. Mi ricordo che subito prima di unirmi alle spedizioni trovai questi documenti al QG della Bridge, documenti di ricerca antecedenti al Death Stranding. All'epoca la gente era convinta che i dinosauri si fossero estinti alla fine del Cretaceo, 65 milioni di anni fa. Ma quando questo tale indagò nei diversi siti dove erano stati rinvenuti i fossili di dinosauri, giunse alla sconvolgente conclusione che non c'era alcuna prova in nessun luogo sulla Terra che supportasse la teoria secondo la quale i dinosauri sarebbero sopravvissuti fino alla fine del Cretaceo. In altre parole, erano stati quasi tutti annientati molto prima. L'unico luogo dove furono rinvenuti i fossili che supportavano la teoria tradizionale era proprio qui, in Nord America, il che sembrava suggerire che questo fosse stato l'ultimo luogo sulla Terra a essere popolato da dinosauri. Non tutti furono d'accordo con questa analisi all'epoca, ma poniamo che fosse corretta. Questo significherebbe che nascoste qui da qualche parte ci sono prove di un'estinzione di massa, proprio sotto i nostri piedi. Prove che sarebbero preziosissime per comprendere la prossima. I dinosauri che vivevano qui sono stati infortunati? Oppure c'è qualcosa che gli ha permesso loro di sopravvivere? Mi piacerebbe andare a fondo alla faccenda, ma non so se sarei in grado, non sono come Heartman, non ho le Dooms né altre abilità speciali, ma voglio comunque rendermi utili, voglio studiare il Death Stranding e dare il mio contributo per svelare la verità che nasconde, per questo che ho deciso di partecipare alla spedizione, dopo tutto. Poi paleontologo. Sin da quando le primissime forme di vita sono comparse sulla Terra, sul pianeta si sono verificate diverse estinzioni di massa. E come senza dubbio sai bene, le cinque più rilevanti sono conosciute come le grandi cinque estinzioni di massa della storia del mondo. La prima segnò la fine dell'Ordoviciano, mentre la successiva, alla fine del Devoniano, annientò quasi ogni forma di vita marina. Ma la terza di queste estinzioni, al termine del Permiano, circa 250 milioni di anni fa, fu addirittura peggiore. Scomparve più del 96% di tutti gli organismi marini e il 70% di quelli terrestri. Infatti non c'è più niente. La quarta estinzione uccise gran parte dei grandi rettili, anche se i dinosauri riuscirono a sopravvivere fino alla quinta, alla fine del Cretaceo, 65 milioni di anni fa. Noi umani ci siamo evoluti dai piccoli mammiferi che riuscirono a sopravvivere a questa catastrofe. Ciascuna di queste grandi estinzioni provocò enormi cambiamenti nell'ambiente naturale. Le specie che non erano in grado di adattarsi a questi cambiamenti perirono, mentre quelle adatte ad evolversi e proliferare, lo fecero. Da prove antecedenti al Death Stranding, sembra che molti studiosi credessero che una sesta estinzione di massa fosse alle porte, o che fosse già iniziata. Il consenso generale sembrava indicare come causa la distruzione dell'ambiente da parte degli uomini. Questo li indusse a dare l'allarme, avvisando il mondo dei rischi che stavano correndo. All'epoca, le menti più brillanti del pianeta credevano che se si fosse riusciti a preservare l'ecosistema e se l'umanità avesse imparato a vivere in armonia con la natura, allora ci sarebbe stato un futuro per tutte le specie del mondo, umani incluse. Ma questo era allora. E questo è ora. Se il fenomeno che stiamo vivendo attualmente è davvero la sesta estinzione, allora dobbiamo renderci conto che il nostro obiettivo principale è l'umanità. È forse una punizione divina per i nostri misfatti? In tal caso immagino che ci sia poco da fare. Forse non c'è via di scampo per noi umani. Ciononostante, rifiuto di arrendermi. Continuerò ad avere speranza. Certo che il paleontologo che parla di punizione divina, dopo aver elencato tutte le cause che portano all'estinzione. Intervista alla biologa evoluzionista.
Sono nata dopo il Death Stranding, quindi la mia idea di come fosse prima il mondo è unicamente frutto di documenti, foto e video. Attenzione, la biologa quanti anni avrà avuto? Non so, possiamo dire 30, 25? Quindi lei è nata che il Death Stranding c'era già stato. Prima non c'era la cronopioggia, per esempio, solo pioggia normale, non c'erano le nubi chirali, solo le tradizionali masse di umidità sospesa, e di certo non ci si doveva preoccupare delle pozze di calcarame del sottosuolo, o almeno non ovunque. Gli umani potevano andare dove volevano, persino nello spazio, ed eravamo beatamente ignoranti dell'esistenza della spiaggia. Inutile dire che questo periodo attuale di cambiamenti devastanti avrà ripercussioni a lunghissimo termine su tutte le forme di vita sulla Terra. In quest'ottica le Dooms potrebbero semplicemente essere un tentativo dell'umanità di adattarsi e sopravvivere. Ci sono dei punti che ricalcano davvero tanto, forse troppo, cioè alcune cose sono chiare, non c'è bisogno di sottolinearle così tanto. All'interno della coscienza di ogni individuo esiste una spiaggia, ma questi cambiamenti ambientali si riflettono su tutte le forme di vita a livello genetico, non è vero? Questo è quanto ho pensato nel corso delle mie ricerche e ho voluto concentrarmi sul catrame che ormai è ovunque, ma sono certa che non ti interessi. Quindi, sai, c'è una notevole possibilità che abbiamo perso l'occasione di adattarci alla sesta estinzione. Potrebbe essere solo un altro vicolo cieco evolutivo, e di noi potrebbe non rimanere nulla. Se così fosse, può darsi che gli individui affetti dalle Dooms, e quindi dotati di una migliore percezione della spiaggia, questa forse è la prima volta che lo dicono, sono i nostri successori, che sopravvivranno e ci soppianteranno. Sarebbe un peccato, ma non mi turba più di tanto. Anche le mie ricerche mi sopravvivranno, e le persone con le Dooms potranno riprenderle da dove le avrò interrotte. Vabbè, questa cosa del meme è pesantissima in questo gioco. Porteranno avanti la mia eredità genetica, se vogliamo. No, quello che mi preoccupa è che neanche le Dooms potrebbero liberarsi sufficienti a sopravvivere a questa estinzione. Se così fosse, l'umanità sarebbe spacciata. Di sicuro è una possibilità che dobbiamo contemplare. Ma c'è una domanda più importante di tutte. Perché? Perché ora e perché così? Questa è la cosa che vorrei capire più di tutte. Dubito che i dinosauri e tutte quelle le altre specie che sono comparse e scomparse si siano mai poste questa domanda. Si tratta di una preoccupazione squisitamente umana, ma questa curiosità potrebbe essere la chiave per comprendere e superare il Death Stranding. Il catrame proviene dalla spiaggia. Oh, questo è interessante, attenzione. Prima di arrivare qui, avevo sentito dire che questa zona era piuttosto inospitale. C'era un sacco di montagne, come al solito, e come se non bastasse, giravano molte voci sulla presenza di una fantomatica base segreta dei terroristi. Sapevo che mi stavo per cacciare in un vespaio, ma quando io e la mia squadra arrivammo lì, era molto peggio del previsto. Avevamo sempre l'impressione di stare per cadere in un'imboscata. Ma ti dirò, rimasi a bocca aperta quando vidi quelle distese di catrame a ovest. Non capivo come avessero fatto Amélie e la sua squadra a superarlo. Ma qualcuno mi disse che all'epoca la situazione non era così terribile. Mi mandarono a dare un'occhiata da vicino. Santo cielo, era una roba pazzesca. Ed era anche lì da poco. Facevo fatica a credere che si fosse formata così in fretta. Mi sembrava di stare ai confini del mondo. Non sappiamo molto sul catrame. A parte il fatto che non esisteva prima dello Stranding, come la cronopioggia e il Chiralium, c'è chi ipotizza che sia un effetto secondario della spiaggia e che la si potrebbe raggiungere se si riuscisse a ripercorrerne il flusso. Ma sono solo teorie. Adesso abbiamo un problema concreto da risolvere. Uno dei ripetitori chirali che abbiamo costruito rischia di sprofondare. Ci manca la manodopera per trasferirlo, ma se arrivasse la seconda spedizione ce la potremmo fare. Il punto è che non sappiamo quanto possiamo aspettare. Non è che potresti dirgli di alzare le chiappe? Ok, quindi praticamente il catrame viene dalla spiaggia. Infatti quando c'è una CIA che sbuca dal terreno, si diffonde tutto questo liquido nero. Io credo che stia parlando di quello, no? E poi si... è come se quel punto da cui è sbucata la CIA lo risucchiasse di nuovo. A posto, abbiamo letto tutto. Ora dobbiamo correre però, ragazzi, perché abbiamo un pesce vivo nello zaino. Si torna da Artman, ragazzi. Oh, anche nei menu e tutto non si chiama più BB, si chiama Lu. Comunque, avete visto? Io non mi sono accorta adesso che il braccio, lo Dradek, diventa uno di quei cosi che girano sulle pulle. Quando facciamo addormentare o calmare i bibi. Lu. No, abbiamo consegnato tutto.
Dobbiamo tornare da... Oh, guardate questo... Non l'avevo visto. No. Thank you, Sam. In reclaiming our past, we've uncovered a number of vital clues. Don't worry, I just got back. We have time. When you met with Mama, you experienced a strong antigen-antibody reaction, correct? There was a BT in the room. There was, but something else may have been causing it. I've discovered large quantities of chiral matter in Mama as well. Not just the usual kind that collects on our skin or on our suits. It's in all her cells. Cells that are no longer active. The BT you encountered there was special. It was her child, but also her own soul. Questo era chiaro. Somehow, her car and heart failed to separate. They must have remained connected through the umbilical cord. Per essere vivi ci vuole un corpo e un'anima, cioè il corpo di mamma e l'anima della bambina attaccate insieme. Yes. And there's mentre il corpo della bambina e l'anima di mamma non c'erano più. I modified the log times. Headquarters will have no record of what we say. Look, a message from Dead Man. It came with the umbilical cord. Sam, I'm sorry. You deserve to know what you were carrying. But I couldn't risk Die Hardman finding out about the case. So I had no choice but to keep it off the books. You've got to keep this between us. We still don't know if the director can be trusted. The umbilical cord was taken from Bridget Strand. I removed it in secret. The cord wasn't attached to a fetus. It was outside her body. She asked me to take care of it. Said it was the key to unlocking the Death Stranding. But she insisted that I never tell the director. The cord shows no sign of decomposition or necrotization. Almost as if it's frozen in time. Aspettate, I non thought sto Hartman capendo. Might be able to make sense of it. So I had it hidden with your cargo at Mountain Knot City. Deadman's observations were accurate. It's just like Mama's corpse. What do you mean? I mean they share a very unique property. Both contain large amounts of chiralium in their cells. In other words, the president's cord was somehow connected to the beach, and that allowed it to escape the flow of time. I've put together the bones of a theory. It's patchy, but worth sharing, I think. Life on Earth has been rocked by many extinctions. Great and small, including okay. The big five. And if you examine the Earth's strata, its history, if you will, you'll find chiralium deposits that can be dated to each. What if the manifestation of beaches and other associated phenomena correspond to extinction-level events? You mean? Yes. Our Death Stranding could just be the latest of many. The records and research you helped us to recover strongly suggest that we are in the middle of the sixth extinction. Sixth extinction? Come on. You know what this is, yes? A frozen mammoth from 10,000 years ago. Correct. And this? The Iceman from our 5,300 years ago. They both had the same umbilical cords. Bullshit. Humor me. What if the mammoth and the Iceman weren't frozen?
You're saying time stopped for them, just like it did for Mama? Hmm. Unfortunately, all these specimens were lost in the Death Stranding, so there's no way to examine the genuine articles. But some fragments of data did survive. With the aid of the chiral network, we may be able to piece together something more concrete using Evo-Devo tech. All right, how's this? A dinosaur from 65.5 million years ago. Umbilical cord, not decomposed. Uh-uh. Only mammals have umbilical cords. Mm-mm. No. Only mammals have umbilical cords used for childbirth. This is something else. Call it a strand from the other side. I propose that mammalian umbilici are a sort of mimesis of the strand that then evolved over time. We shouldn't assume that everything about a Death Stranding is detrimental to life. Trilobites. Okay, ammonites. Dinosaurs. The mammoth, the iceman. All preserved as if frozen in time. All, without exception, bound with strands. Which is to say that all may have been connected to the beach. And this, when viewed in the context of the extinction entity, EE theory, leads me to surmise that organisms with strands are in fact extinction entities. You see, Sam, EEs are connected to the beach via their strands. And it is through this connection that they somehow bring about a Death Stranding. So you're saying Bridget was an extinction entity? It's far too soon to say anything for certain. And since you burned her body, we may never know. Hicks said Amelie's an EE, that she doesn't have dooms like the rest of us. Sam, think. Assume that President Strand was an EE. Isn't it possible that her daughter is too? At the very least, Higgs may hope as much now that the president is unavailable. So he kidnaps her for EE powers or whatever to cause a mass extinction? Hmm. Perhaps. Perhaps not. I doubt a single EE is powerful enough to cause a Death Stranding, assuming Amelie is an EE. Well, Higgs sure thinks she's got what it takes. Indeed. And we need to get her back as soon as possible. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Ah, this one is real. Sam, go west. How do you want me to handle Die Hardman? With your customary reserve. Nothing good will come of him learning of our suspicions. Whatever else is going on, we still need the chiral network. Right. Ma non ci ha dato sapere perché non si fidano di Die Hardman. Cioè, loro non si fidano di Die Hardman, ma noi non sappiamo perché. Cosa ha fatto Die Hardman? Cosa è successo? 5, 4, 3, ok, qui c'è stato proprio lo spiegone. Insomma, è un po' complicato. Eccola lì. Non ho capito la cosa del cordone. Quello è il cordone di Bridget Strand, ma non è la madre di Sam. La donna che l'ha cresciuto, non è la madre. Che trauma. It's time, Sam. When you're ready, proceed to the shore of the Tar Belt and begin work on the chiral relay. Once it's ready, use the Cupid to bring it online. The necessary materials are prepped for you. Supplies are limited, so handle them with care. You'll be carrying a lot, too. All things considered, this might be one of your hardest runs to date. Hartman knows more about the site than I do, so he'll take it from here. It's about time for his wake-up call anyway. Administering shock. Stand clear. Right. About that way station. The site we have chosen was an original candidate for the way station we lost to the Tar Belt. Ironically, we suspended construction because we deemed it a little too unstable and not worth the risk. But this time, it's our best shot.
So let's hope we weren't right to change horses in midstream. Fortunately for us, the foundation we laid down is still intact. All you have to do is transport the necessary materials to the site and finish the job. I'm afraid it's the only way we can expand the network further west and rescue Harmony. We're counting on you, Sam. Allora, riparazione del ripetitore chirale. Ci sarà tanta roba? Quantità notevole. Completare gli opere potrebbe essere problematico. Si consiglia l'utilizzo di un overcarro o di un veicolo. Beh, veicolo, cioè abbiamo solo un overcarro. A meno che non ci sono veicoli qua fuori. Comunque io un overcarro lo faccio. Aspettate, Order assigned. Ok, forse conviene portarsi dietro anche un altro overcarro, perché se si rompe o si scarica, perché va a cristalli chirali, da quello che ho capito, quindi quando li finisce, non so se si può ricaricare, non so come funziona, quindi sapete cosa faccio, ne faccio un altro. Perfetto. Oddio, non prendere a pugni. Va bene, ragazzi. Qua sento che stiamo andando... Ci siamo finalmente, siamo proprio nel vivo del gioco, stiamo andando verso la fine. Allora, rifacciamo questa strada, che avendola percorsa una volta siamo sicuri che è fattibile. E poi decidiamo dove andare, Vedete che non ci sono veicoli? Allora, il fatto è questa, la mia domanda. Se ho l'overcarro, io non posso usare... Oh, accidenti. Non era questa la strada che volevo fare. Quanti ce ne ha dati? Avete visto che quella prima era rossa e ce ne ha dato un sacco? La mappa ci mostra la sua area d'azione. Mi dice che devo andare a destra, però ovviamente. Vai. Sento che ci vorrà tutta l'eternità a raggiungere quel posto. Comunque
Comunque mi sto chiedendo se torneremo ancora su quella spiaggia dei soldati. Comunque avete visto che si sono interrogati anche i personaggi sul perché quei soldati sono rimasti sulla spiaggia e non sono passati oltre, diciamo. Non sono andati nell'aldilà. Cioè è dalla Seconda Guerra Mondiale che loro si trovano lì. Che poi comunque il fatto che quella possa essere la spiaggia di quelli morti in battaglia è solo una teoria in realtà. L'hanno detto sia Hartman che Deadman, però è comunque rimane una loro teoria. Hanno detto che può essere, visto che comunque in guerra muoiono tante persone con un sentimento di rabbia o comunque di rancore molto forte, può essere che le loro spiagge si siano unite. Invece credo che quello che abbiamo visto con Earthman sia una cosa diversa, perché è vero che quelle persone che andavano tutte verso il mare erano morte nello stesso momento, però non è che si erano unite le loro spiagge. Era un'altra questione, il fatto che Earthman le vede tutte. Quindi probabilmente ognuno di loro vedeva lui, ma non si vedevano a vicenda. No, invece sì, perché la mamma e la figlia si tenevano per mano. Comunque la cosa del cordone ombelicale di Bridget non l'ho capita benissimo. Cioè non ho capito da dove l'ha tirato fuori quel cordone ombelicale. Comunque sono sicura 100% che non è la mamma biologica di Sam. Sono sicura di questo. Cioè dico, il cordone ombelicale non c'entra niente con lui. Poi magari mi sbaglio, eh. Comunque devo dire che ci fanno camminare tantissimo in queste fasi di gioco. La narrazione è bella attiva, nel senso che è tanta. Allora, qui c'è un campo di muli. Io? Non ho armi, ragazzi, non sono attrezzata per loro. Finirà malissimo. Questi ci sparano addosso, ma vi rendete conto? Io che armi ho? Non ho diventato niente. Non ho portato niente di armi, sono stupida. Moriremo, non c'è speranza, non c'è nessuna speranza. Mamma mia ragazzi, è stato un incubo. Cioè veramente. Credo che taglierò tantissimo, perché non è che ho fatto qualcosa, sono scappata. Sono scappata come un coniglio. No, mi sono portata armi per i muli. Non ci ho pensato che potessero esserci. Non so perché. Ero più preoccupata per le CIA, sinceramente. Ok, credo che stiamo lasciando l'area con la neve.
Silent Poet. Next level trust issue. Il mare questo? Sam, you should be nearing the old building site. Look for the terminal and submit your materials for processing. Sì. È rimasto solo questo. In order to finish the Cairo relay. Okay. Oh, mamma mia, ma... decessi e 60? Good job, Sam. Now access the terminal and bring the relay online. Ok. Capito bene, questo è l'ultimo. Sight. We're this close to Emily, to America's second chance. Edgenot City awaits.
The staff we're sending will start by building a safe house. Over time, they'll expand their operations and establish a new facility. In doing so, they'll carry on the legacy of the brave souls lost to the Tar. All thanks to you, Sam. Now, let's figure out how to get you across this Tar Belt. Ok. Abbiamo ricevuto un sacco di posta. Aspettate, andiamo a riposarci un attimo. Mamma mia. Sam, it might be worth looking through your mail in case there's anything we've missed. A piece of local knowledge, perhaps. The folks who live out that way might have noticed something. Cerca informazioni utili nella posta. Ho analizzato i campioni di catrame che hai raccolto per me. Edifici interi inglobati nel catrame che risorgono miracolosamente dopo qualche tempo, perfettamente identici a prima. Andiamo a vedere perché è là, per esempio. Allora. Allora mi è tornata in mente una storia su un corriere che era stato preso da una CIA. Il terreno cominciò a ribollire di catrame e c'era un sacco di pietre, edifici e detriti di ogni genere. Roba del passato, dicevano, e il corriere li usò per scappare dal catrame e dalle CIA. Cioè, praticamente dobbiamo farci prendere. È così. Volete vedere che è così? Aspettate. Praticamente è come quando arrivano quei mostri, il polpo, il gattone. Dal terreno escono fuori un sacco di edifici e cose. Quindi probabilmente se dovesse succedere ci si formerebbe un sentiero per poter andare fino là in mezzo. Magari sto sbagliando. Allora, apriamo la mappa. Segniamo la strada che dobbiamo fare. Dopodiché... Ragazzi, lo facciamo, ci facciamo prendere. Granate, capito? Questi sono gli edifici del passato. Can't say I would have ever thought of that. Well done, Sam. Questo perché sono più intelligente di te. Dobbiamo seguire i sentieri perché se finiamo nel catrame. Oh mio Dio.
sento sicuro. Aspettate. Salta. Guardate come ci rallenta tantissimo. Ma poi ce ne potremo sbarazzare senza ucciderla, perché io non ho granate. Ma non ci si scarica la batteria in questa fase? Ci siamo quasi. Solo che una volta arrivati lì non credo che finirà tutto. Forse sì. Oh, ma guardate. Oh, è qua. Oddio, Shrey, che fai? Che fai? Andavo, anche se vedevo che morivo, io dovevo andare. Ma è giusto? Oddio. Sembravano tipo delle balene, però molto 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 antiche. Avevano tipo tutte dei coralli e cose attaccate. Di nuovo sulla spiaggia. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Scare the poor girl away, do you? She's in there. I can smell her. Of course, I wouldn't know for sure if it wasn't for you and your questa cosa degli odori wonderful network.
your heart. And thank you kindly. Careful. Contents are fragile. Like the world and everything in it. Me, I'm no exception. I'm not the only one wearing masks either. There's your boss man. And that woman. And, oh, let's not forget little old you. It's okay. I know it ain't easy wearing a mask all the time. Now the mask can come off, right? Hey, hey, hey. You remember this? Nope. Poor sweet Amelie. She's holed up in the beach nearby. Ti vuoi andare pazzo? Tell you what say we make it a race? Whoever wins gets to usher in the end of days. Nothing like the eve of extinction bring focus to the mind. Makes folks honest. There'll be no need for masks soon. But I wonder. Oddio quando lo fa. When you look death in her eye, will you blink? Pazzissimo e basta, secondo me, questo personaggio. Oh, Hicks. Mi pentirò di averlo detto. Still with me, Sam? Even now, our way forward. Our way to save Amelie is the same as always. Your first priority is to get the local distro center on the network. Until it's complete and everybody's connected, Hicks won't find it easy to get to Amelie. She should be safe. So take your time. And do it right. Vediamo un attimo dove siamo, perché la mappa, ok, ci mostra solo questo posto. Edge Nog City. What's the hold up, Sam? Connect your Cupid to the terminal and bring the site online. Sì. Ok. Good work, Sam. You've made it as far as Bridges 1 ever did. We never pushed further west. Frankly, it's a miracle we kept that distro center running. Anyway, you're almost at Edge Nog City. Your final destination, where Amelie should be waiting. Smile, Sam. Only one more knot to go. One last time to put that Cupid to use. Though you'll need another component to finish the job. Regardless, the nationwide network will serve as your ticket home. Just bear in mind that by bringing Edge Nog online, you'll likely be revealing Amelie's location to Higgs. You'll need to get to her before he does. Head to your private room and get your gear sorted. When you're ready to go, we'll give you what you need. Secondo me qua. Make sure not to leave the distro center without taking the order. Inizia tutto l'endgame, che in stile Metal Gear sarà lunghissimo, però comunque sarà l'endgame.
Aiuto. C'è una strana luce. Sam, are you there? Amelie. Can you hear me? Sam. Over here, Amelie. The network's nearly complete. Just one more knot to go. And then America will be whole again. Did I ever tell you my real name? I wanted to. It's Amerigo. After Amerigo Vespucci, the man who discovered the continent. I thought it was Columbus. Except Amerigo was full of it. He lied. America is a lie. Amelie! I'm on the beach, Sam. Our beach. The one where I was born. Higgs will never find me here. He can't. So don't worry. Get the last Cupid to Edgenaught City and finish what we started. I'll meet you in your room at the Distro Center when it's all over. There's something you need to know, Sam. I've kept things from you. Worn a mask for the longest time. Everything Higgs said about me is true. I could end it all. Us. Mankind. Extinction. That's what I am. How does that even mean? But it's not what I want to be. All I want is for you and me and everyone in this world to be whole. Sam. Promise you'll stop me. Don't let me end it all. I'll be waiting for you on the beach. Amelie? Perché fa così? Amelie!